ha voluto essere sempre presente alle udienze? Ma io penso di averne persa uno o due, forse perché andavo direttamente a Roma sempre per questa vicenda, altrimenti le ho fatte tutte, di tutti i filoni. Perché non ho accettato il comportamento della banca stessa, diciamo. Sono rimasti davvero in pochi, ma gli ex risparmiatori di Banca Etruria, in particolare Angelo Caramazza, ha voluto seguire tutte le udienze fino alla conclusione dell'ultimo filone che è andato a sentenza nelle ore scorse, quello delle cosiddette consulenze d'oro. Anche questa volta, come nel caso della sentenza di ottobre scorso, sono stati tutti assolti. Ad ottobre venne condannato soltanto Rigotti per la bancarotta fraudolenta. Una sentenza che ovviamente non va giù agli ex risparmiatori di Banca Etruria, che adesso, attraverso il loro legale, hanno scritto alle alte cariche dello Stato per desecretare gli atti della commissione d'inchiesta. Uno fino all'ultimo comunque spera che si arrivi ad accertare quelle che sono state le responsabilità, perché ad oggi il quadro che abbiamo è che la banca che ha fatto quindi disperare decine di famiglie, aretine anche italiane, pensiamo a chi purtroppo ha perso la vita a causa della Banca Etruria, ad oggi non ci sono quindi ancora i colpevoli. Quindi il nostro intento non è né far condannare, né far assolvere. In realtà noi vogliamo, i miei che sono quindi state vittime di tutto questo, vogliono capire le responsabilità. E oggi siamo ancora più in alto mare. A questo punto i miei in realtà ritengono veramente fondamentale che si arrivi alla dissecretazione degli atti di inchiesta che hanno chiesto al Presidente Fico, che hanno chiesto al Presidente quindi Casellati e anche alla Presidente quindi Ruocco. Perché a distanza di 7 anni, questo da una profonda amarezza, noi non riusciamo a comprendere cosa ha portato in realtà una banca a fallire e a mettere quindi per strada migliaia di persone. Certo, ci sono stati rimborsi, ma che ha pagato il popolo italiano. Chi è responsabile in realtà non ha mai quindi pagato. E ci ha stupito, cioè siamo sempre quindi ancora più preoccupati, perché qui in realtà due articolazioni dello Stato, cioè il potere giudiziario e da un altro lato un'autorità di controllo della Banca d'Italia, danno due versioni assolutamente antitetiche di quello che sta la banca. Da un lato Banca d'Italia, che in maniera dura e chiara addebita responsabilità a quelli che erano i vertici della vecchia Banca Popolare dell'Etruria. Contemporaneamente i tribunali che assolvono. Non c'è pretesa in realtà di voler dire una ragione o una torto, però la pretesa di arrivare a quello che è stata la verità, questo credo che sia doveroso, non solo per gli aretini, ma per tutte quelle persone che sono state coinvolte, perché esperienze del genere non si ripetano.